l'importanza del Mediterraneo dal punto di vista economico. Brevemente l'agenda della mia presentazione, due punti essenzialmente. La nuova centralità del Mediterraneo, perché, come diceva anche il professor Capasso, attira l'interesse anche per esempio della Cina al Mediterraneo. E poi entrare nel merito del mio capitolo, che è scritto insieme anche a due colleghi, tra cui il dottor Canitano, che è qui con noi, differenze e complementarità all'interno del Mediterraneo. Ora io parto da un assunto che naturalmente è opinabile, però rispetto a quella che è la mia esperienza, la nuova centralità del Mediterraneo è legata a doppio filo con il progressivo spostamento dalla manifattura mondiale verso Oriente. No, le cose potrebbero sembrare non collegate, però se andiamo a guardare cosa succedeva dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove i flussi commerciali essenzialmente erano centrati sugli Stati Uniti e c'erano flussi commerciali, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'Europa via Atlantico e con il Giappone essenzialmente via Pacifico. Gli Stati Uniti erano i vincitori della guerra mondiale, l'Europa era distrutta e senza un sistema produttivo, il Giappone allo stesso modo, per cui i flussi commerciali erano pacifici ed atlantici essenzialmente. Dopo il 2001, poi vediamo perché il 2001, i flussi commerciali sono, naturalmente parliamo in generale, globalmente, quindi come consistenze principali, si sono spostati e vedono al centro la Cina e il sud-est asiatico, con flussi che vanno non più verso l'Atlantico, ma attraversano l'Oceano Indiano e il Mediterraneo per raggiungere l'Europa, che ricordiamolo, è il più grande mercato, diciamo, di consumatori ad alto reddito che esista al mondo, e flussi invece che dalla Cina vanno verso gli Stati Uniti via Pacifico. E questa è la ragione per cui, considerati i flussi che attraversano l'Oceano Indiano e raggiungono via Suez il Mediterraneo, questa è la ragione per cui l'area del Mediterraneo è diventata così, diciamo, strategica e appetibile. Ah, volevo un attimo tornare al 2001, indicato il 2001 perché il 2001 è l'anno in cui la Cina entra nel WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Già a partire dagli anni 80 aveva intrapreso una serie di riforme di apertura con delle zone economiche speciali nelle regioni costiere della parte meridionale e orientale della Cina. Successivamente si è aperta totalmente agli investimenti stranieri, ma comunque regolati da una forte autorità centrale. Questa è stata una combinazione di successo, quindi apertura agli investimenti stranieri, ma regolati dall'autorità centrale. Talmente di successo che se guardiamo in basso a quel piccolo specchietto, dove non so se riuscite a leggere bene i numeri, insomma, ma comunque l'andamento è abbastanza percepibile. 81, gli anni sono 81, 91, 2001 e 2011, ed è il commercio estero della Cina in questi anni. Come vedete, l'andamento più che lineare è assolutamente esponenziale. Dopo il 2019, anche il professor Capasso diceva: qual è il futuro per il Mediterraneo? Vedremo di dare qualche indicazione su quello che potrebbe essere il futuro e quale futuro per i fattori che ne hanno determinato la nuova centralità. Essenzialmente, per rispondere a questa domanda, bisogna parlare di nuova via della seta e di sviluppo dell'Africa, che ho messo con un punto interrogativo, perché chiaramente è una prospettiva, non una certezza, che in 40 anni, in 50 anni non è successo, per mano cinese, e anche qui un punto interrogativo perché da molte parti c'è una critica forte agli interventi, agli investimenti cinesi che la Cina sta facendo in molti paesi africani, da più parti, insomma, la critica principale riguarda che
la Cina in questo modo indebita fortemente questi paesi prestandogli dei soldi per realizzare infrastrutture. Questa è la nuova via della seta, non so se voi avete mai sentito parlare di questo nuovo tema globale. Diciamo nel 2013 il presidente cinese ha annunciato questo progetto che nelle carte ufficiali cinesi è denominato BRI, Belt and Road Initiative. 2013 naturalmente è un progetto di lungo periodo che prevede una quantità di investimenti che alcuni calcolano circa 1.000 miliardi di dollari nell'arco di decenni. Questo è, diciamo, un po' un percorso così schematico, orientativo, forse questo è più diciamo, rispondente alla realtà, perché la via della seta prevede una via marittima, che è qui più visibile, dal sud-est della Cina, via Mar Rosso, Suez, che arriva al Mediterraneo, e in particolare tutte le carte disponibili, le informazioni disponibili, dicono che dovrebbe arrivare diciamo nel nord-est dell'Italia. Il professor Capasso parlava di Trieste, effettivamente qua è segnato Venezia, ma essenzialmente è Trieste il punto di approdo. Tornando a quella un po' più completa, la via terrestre invece parte da un'altra regione della Cina, che è quella nord-occidentale, che è la regione della Cina meno sviluppata e tra l'altro è la regione della Cina che ha molti problemi di terrorismo, probabilmente anche stimolati dalla minore ricchezza della regione. Da quella regione partono, nel progetto cinese, una serie di vie terrestri, essenzialmente ferroviarie, verso l'Europa, che toccherebbero Mosca per poi arrivare in una località tedesca che si chiama Duisburg. Questo dovrebbe essere il progetto, che comprende tra l'altro una serie di oleodotti e gasdotti che consentono alla Cina naturalmente di alimentare la propria crescita. Non ci dimentichiamo che attualmente la Cina è il principale consumatore di prodotti energetici. Questa è una delle ragioni per cui alcuni pensano che sia interessata all'Africa. In realtà attualmente la Cina importa risorse energetiche dalla penisola arabica e molto meno dal Nord Africa. Scusate per la slide, questa in inglese non ho avuto tempo di tradurla. L'OCSE, in un documento di qualche anno fa, ha individuato, questo perché ve lo propongo, vi propongo questa slide, perché parliamo del futuro, quindi vediamo quali sono i fattori che secondo principali istituti di analisi possono determinare il futuro del commercio estero mondiale. L'OCSE dice che i principali fattori in grado di influenzare e di delineare il futuro del commercio globale sono i cambiamenti demografici, naturalmente va accennato anche questo Capasso, la demografia significa consumo, consumo significa appunto scambio commerciale, investimenti in infrastrutture fisiche che possono facilitare l'integrazione di nuovi protagonisti del commercio mondiale all'interno delle catene di fornitura internazionali. Perché se io ho una logistica, se un paese X ho una logistica efficiente, è più semplice che possa attirare investimenti per la realizzazione di determinate fasi produttive in un processo di produzione che ormai è globale. L'energia, l'OCSE individua appunto nella rivoluzione dello shale gas statunitense, non so se avete idea di cosa sia lo shale gas, praticamente è un nuovo metodo di estrazione di petrolio e gas naturale a enormi profondità, che questa tecnica di estrazione di risorse fossili ha determinato l'indipendenza energetica degli Stati Uniti, che è un evento fondamentale a livello globale. Gli Stati Uniti per tanti decenni sono stati i principali acquirenti di petrolio e gas in giro per il mondo,
l'evento, il fatto che siano adesso indipendenti, addirittura siano diventati esportatori di gas naturale in particolare, gas naturale liquefatto, il fatto che siano diventati esportatori e non abbiano più bisogno di acquistare per loro, naturalmente ha un impatto forte sul commercio mondiale, visto che gran parte del commercio mondiale è fatto di commodity energetiche. Un altro fattore in grado di influenzare il futuro del commercio mondiale è il progresso tecnologico. L'OCSE calcola che se nel 20 anni fa il 20%, i paesi che rappresentavano il 20% della popolazione mondiale erano responsabili del 70% della ricerca e sviluppo a livello mondiale, attualmente questi paesi, ripeto, rappresentanti il 20% della popolazione mondiale, realizzano solo il 40% della ricerca mondiale. Quindi c'è stata una distribuzione, una democratizzazione, diciamo così, della disponibilità tecnologica per i paesi. Ora guardiamo questi fattori, come si possono tradurre, cioè come si traducono in ambito di area mediterranea, cioè cosa dal punto di vista demografico, cosa succede nel Mediterraneo, cosa succede dal punto di vista delle infrastrutture, cosa succede dal punto di vista dell'energia. Tralasciamo in questa sede lo sviluppo tecnologico. Questa è una slide che già avete visto col professor Capasso. Io semplicemente, cioè questo incremento di popolazione così forte determinerà, diciamo, guardando il grafico che mette insieme popolazione e commercio internazionale, come vedete sono due andamenti abbastanza in linea, no? Quindi è facile che una volta superati questa fase indicata col cerchio di l'allentamento del commercio mondiale, come dicevo sul Capasso, per la crisi finanziaria internazionale, le primavere arabe, la crisi dei debiti sovrani, è facile che il commercio estero diciamo, all'interno dell'Unione possa crescere, determinato in gran parte dalla crescita della popolazione. Quindi questo è un fattore di forte attrazione per chi è interessato al Mediterraneo. Anche questa slide l'avete vista brevemente. Il fatto che ci siano già attualmente, ma soprattutto in progetto, ampliamenti e costruzioni di nuovi scali sulla costa nordafricana e dell'est europeo, con i numeretti che vedete lì, indicano i milioni di TEU, che è unità di misura dei container, quindi il numero di container che i porti hanno la capacità di movimentare, quindi stiamo parlando di milioni e milioni di container come capacità di movimentazione. Questo è un altro fattore di attrazione, soprattutto per quel segmento di trasporto merci che è detto short sea shipping, vale a dire il trasporto di merci a corto raggio, quindi in questo caso tra l'area nordafricana e l'area europea del Mediterraneo. L'energia. Attualmente, se gli Stati Uniti sono diventati indipendenti dal punto di vista dei bisogni energetici, la stessa cosa non è avvenuta in Europa e non avverrà in Europa, nel senso che l'Italia non ha riserve di sfruttabili di shale gas, la Francia addirittura ha introdotto una proibizione dell'esplorazione di questa risorsa fossile. Per cui in Europa non esiste produzione di shale gas, di conseguenza i paesi europei restano e resteranno legati a doppio filo alla produzione di risorse fossili nel Nord Africa. L'Algeria è il decimo produttore mondiale di e come riserve trovate di gas naturale, e la Libia è il nono paese al mondo per riserve di petrolio. Tutto ciò tra appunto costa nord e costa sud ci induce a immaginare una serie di possibilità di integrazione e soprattutto di complementarietà tra le due sponde del Mediterraneo. Come accennava anche il professor Capasso prima, le differenze possono essere ricchezza, possono determinare dei vantaggi reciproci.
e riguardo alla popolazione è chiaro la differenza, c'è una popolazione giovane e numerosa e in crescita nella parte sud del Mediterraneo e c'è invece una popolazione anziana e stazionaria nel nord dell'Euro-Mediterraneo. La tecnologia, alta tecnologia del nord e molta forza lavoro nel sud, due fattori che possono incrociarsi. L'energia di cui parliamo, ci sono consumatori di prodotti energetici a nord e produttori a sud, mentre per le infrastrutture c'è un comune modello di sviluppo delle infrastrutture, soprattutto portuali, che prevede la realizzazione di porti e la realizzazione di aree retroportuali che consentono una logistica efficiente e anche lavorazioni rapide in prossimità del porto e quindi pronte per essere poi riesportate. Quindi complementarietà significa, cioè, potrebbe significare sviluppo reciproco. Cioè, dato questo quadro, che secondo me sembrava importante proprio per farvi capire l'importanza e la nuova centralità del Mediterraneo e perché ci siano questi interessi su quest'area, dopo questa premessa entriamo un attimo nel capitolo che ho realizzato per il rapporto del 2018 del CNR-ISSE. Differenze e complementarietà all'interno del Mediterraneo. Breve, diciamo, accenno ai contenuti del capitolo. Si individuano, quindi si distribuiscono i 25 paesi del Mediterraneo che, come abbiamo già detto, una parte sono paesi euro-mediterranei, una parte sono paesi dell'est Mediterraneo, un'altra parte paesi del sud Mediterraneo. All'interno del capitolo, il discrimine per individuare questi tre gruppi è rappresentato dalla moneta, dall'euro. In particolare, i paesi che hanno l'euro come moneta sono stati inseriti nel gruppo Euromed, i paesi che pur europei non hanno l'euro sono stati inseriti nell'ISMED, mentre i paesi meridionali sono stati lasciati chiaramente da sé. La Turchia, che è un paese, diciamo, un po' cuspide, è stato inserito nel sud Mediterraneo. Sono state quindi create queste aree per capire, naturalmente sono un po' delle forzature, però per capire più che l'evoluzione delle differenze tra i singoli paesi, per capire che cosa hanno in comune i paesi di una stessa area e vedere le differenze di questa area con le altre due. Questo naturalmente è in linea con quanto già fatto, mostrato dal professor Capasso. Questa è la fotografia attuale del reddito pro capite dei paesi mediterranei. A sinistra c'è il reddito medio per area, come vedete c'è una enorme differenza tra l'Euromed e le altre due aree, mentre a destra sono elencati i singoli paesi e quelli in nero sono paesi Euromed e, come vedete, tranne Israele sono tutti nella parte alta, mentre i sud mediterranei e gli est mediterranei sono nella parte bassa dell'istogramma. Questa invece è una fotografia dinamica, un'analisi dinamica, no, del terreno, peraltro già l'abbiamo visto, naturalmente tra questo un grafico con numerici, tra il 96 e il 2016 l'incremento del reddito è stato molto più elevato nell'ISMED, viene poi i paesi del sud mediterraneo e infine i paesi euro-mediterranei. C'è praticamente il grafico è speculare rispetto a quello visto precedentemente. Quello che è importante nel primo capitolo, cioè l'obiettivo essenziale del capitolo è considerate questi andamenti, che sono una fotografia, quindi più alta crescita attuale, più alto livello di reddito attuale dei paesi euro-mediterranei, ma percorso di crescita e di convergenza dei paesi sud-mediterranei e est-mediterranei verso livelli più alti del nord. L'obiettivo del capitolo appunto è quello di individuare
le determinanti, cioè cosa ha determinato, quali sono i fattori che hanno determinato questo percorso di convergenza. Uno dei fattori individuati è rappresentato dall'andamento degli IDE. Non so se voi avete idea di cosa siano gli IDE, la cronaca sta per i vestiti di diretti esteri, hanno studiato. Sì, investimenti diretti esteri sono investimenti, diciamo, non speculativi, quindi che hanno un orizzonte temporale un po' di lungo periodo, realizzati tra paesi. Quindi ogni movimento di capitale che non sia speculativo e che abbia quindi un orizzonte medio lungo periodo rappresenta è un investimento diretto estero. Naturalmente gli investimenti diretti esteri servono per implementare strutture produttive nei paesi, cioè la realizzazione di una fabbrica o di una struttura produttiva da parte di una società italiana in Tunisia è un investimento diretto estero italiano in Tunisia. Lo stock di IDE, naturalmente, vale a dire non i flussi annuali di IDE, qua lo abbiamo allo stock, diciamo, totale, una differenza di stock, non di flusso. Lo stock totale di IDE naturalmente è una proxy, potrebbe essere considerato una proxy non solo della capacità di attrarre investimenti da parte di un paese, ma del livello di sviluppo produttivo che gli consente poi di produrre e quindi vendere sui mercati internazionali. Quindi diciamo che gli IDE rappresentano un po' il là e la forza motrice dell'economia in questo caso. Gli IDE sono, nel cristogramma di sinistra, sono rappresentati gli IDE in ambito mediterraneo, cioè gli IDE in entrata in ambito mediterraneo. Come vedete, nel periodo considerato, se prima la barretta, innanzitutto sono aumentati moltissimo gli IDE in totale nel Mediterraneo, siamo arrivati a circa 2.800 miliardi di dollari come stock di IDE, quindi non sono i flussi annuali, no? È la grandezza, diciamo, di stock. 2.800 miliardi di dollari nel 2016, e come vedete la barretta, mentre era tutta nera nei primi anni, vale a dire gli IDE diciamo atterrati all'interno del Mediterraneo erano intercettati dai paesi euro-mediterranei essenzialmente, e la percentuale dei paesi est-med e sud-med era veramente bassa, parlando del 10 dello 0,23, quindi quasi il 90% venivano intercettati dai paesi euro-mediterranei nel 96. Si è arrivati a una situazione del 2016 in cui è cresciuta, è raddoppiata l'incidenza dei paesi sud mediterranei dal 10,13 al 21,19, ed è aumentata di moltissimo l'incidenza, che è una parte più piccola perché si tratta di paesi più piccoli globalmente, un'area di minori dimensioni, ma è passata l'ISTMED dallo 0,23 del totale degli IDE intercettati, lo so che IDE intercettati dal Mediterraneo, dallo 0,23 al 2,87, quindi insomma un incremento esponenziale. Il grafico a destra invece dà la misura di quanto questi IDE attratti nel Mediterraneo incidono sul totale di IDE mondiali. Quindi l'incidenza dell'Euromed è calata, è arrivata allo 7,86, e parallelamente è cresciuta l'incidenza dei paesi sud-mediterranei e est-mediterranei. Da notare che tra il 2006 e il 2016, per quanto riguarda l'ISTMED, l'incidenza degli IDE atterrati in quest'area sul totale mondiale è rimasta uguale, 0,30, ed è, diciamo, abbastanza comprensibile, è anche quella del SubMed, tutto sommato è rimasta piuttosto simile, dal 2,06 al 2,19, 10 anni, quindi aumentata di poco, perché naturalmente dal 2006 al 2016 abbiamo attraversato la crisi finanziaria internazionale, le primavere arabe, la Libia, insomma è chiaro che c'è stato un rallentamento, ma l'evoluzione del denaro è chiarissima. Che cosa hanno determinato gli IDE? Come abbiamo detto, sono diciamo, risorse per investimenti produttivi all'interno del paese. Realizzare investimenti produttivi all'interno del paese
contribuisce a investirne il tessuto produttivo e soprattutto manifatturiero, e questo è quello che è accaduto all'andamento del valore aggiunto nelle tre componenti del secondario, nelle tre aree di cui parliamo, vale a dire, non dell'area mediterranea, parliamo dell'area sub-mediterranea. Quindi questa è un'analisi di che cosa è successo nei paesi sub-mediterranei dell'arco del periodo, che è lunghissimo qui indicato, ma quello che noi ci interessa è dal 2005 fino adesso. Vide hanno determinato una trasformazione delle strutture produttive di questi paesi. Come vedete, il contributo del valore aggiunto nel settore estrattivo, che era piuttosto elevato, era addirittura negli anni 70, copriva quasi il 60% del valore aggiunto totale dell'economia di questi paesi nel sud mediterraneo, è progressivamente calato, ma soprattutto è dal 2005, negli ultimi 10 anni, quindi 2005-2015, che c'è stato un forte calo del contributo nel valore aggiunto del settore estrattivo al valore aggiunto totale, che è speculare alla crescita del contributo nel valore aggiunto manifatturiero al valore aggiunto totale. Quindi gli IDE che cosa hanno determinato? Una trasformazione del sistema produttivo di questi paesi. Meno valore aggiunto estratto dal settore estrattivo, e più valore aggiunto proveniente dal manifatturiero. In termini di commercio, il commercio estero ci dà la misura del risultato finale, diciamo così, degli effetti di queste dinamiche, degli effetti della spinta degli IDE alla crescita. Li vediamo nella capacità da parte dei paesi sud-mediterranei e est-mediterranei di essere competitivi sui mercati internazionali. A sinistra c'è l'incidenza del commercio estero dei paesi euro-mediterranei con la linea nera e dei paesi est-mediterranei la linea grigia. Est, giusto? Sì. Come vedete, la quota di commercio estero mondiale dei paesi euro-mediterranei è crollata in modo costante, passata dal 13,12 del 96, in 20 anni è calata all'8,95. Parallelamente è cresciuta, seppur in modo più regolare, l'incidenza del commercio estero dei paesi est-mediterranei sul mondo totale mondiale. La stessa cosa è avvenuta con i paesi sul Mediterraneo. Quindi in sostanza, mentre i paesi Euromed hanno perduto quote di mercato del commercio mondiale, i paesi Estmed e Submed hanno guadagnato quote di mercato. Tuttavia, questo incremento della capacità di questi paesi di stare sui mercati internazionali non si è sempre tradotta in un miglioramento della bilancia commerciale di questi paesi. Volevo solo chiarirvi che questi sono dati che riguardano il commercio estero escludendo la componente energetica. Quindi questo è il commercio estero essenzialmente manifatturiero, che appunto indica la capacità competitiva del paese. Dicevamo, l'andamento del commercio estero, così come lo vediamo, di questi paesi non sempre si è tradotto in questo incremento dell'attività estera di questi paesi, non sempre si è tradotto in un miglioramento della loro bilancia commerciale. Infatti, questo è l'andamento della bilancia commerciale normalizzata, quindi non è in milioni di euro o di dollari, ma è in percentuale. L'andamento della bilancia commerciale delle tre aree, Euromed, Eastmed e Southmed. Come vedete, si è registrato un miglioramento a partire dal 2003 per l'Eastmed e, diciamo, un andamento un po' più regolare per i paesi del sud mediterraneo rispetto alla bilancia commerciale. Certo, negli ultimi anni c'è un miglioramento e globalmente nell'arco di tutto il periodo c'è un miglioramento per entrambe le aree, IS e Sud-Med, è una sorta di stasi della bilancia commerciale dei paesi euro-mediterranei. Quindi che cosa vuol dire questo? Che non sempre
La crescita del commercio estero si traduce in un miglioramento della bilancia commerciale. Sappiamo che la bilancia commerciale in equilibrio è un fattore di equilibrio essenziale per un paese. Avere una bilancia commerciale in disequilibrio crea una serie di storture. Vediamo che cosa è successo alla Turchia recentemente: c'è stato un attacco alla lira turca che il governo ha cercato di difendere, diciamo, sprecando tutte le proprie riserve monetarie. Quindi avere conti in equilibrio con l'estero è un fattore di equilibrio interno per un paese. Non sempre la crescita del commercio estero per questi paesi si è tradotta in un miglioramento dei conti con l'estero. Il capitolo che abbiamo realizzato si conclude dando qualche indicazione su cosa potrebbe invece migliorare questa condizione. Quindi, concludendo, gli idee hanno sicuramente contribuito alla convergenza del PIL pro capite dei paesi EastMed e SudMed sui valori più alti dell'Euromed. Naturalmente il processo di convergenza non è assolutamente ancora completato. L'effetto più evidente di questa crescita maggiore delle due aree rispetto all'Euromed è il maggior contributo di questi paesi al commercio mondiale, l'abbiamo visto. Non si traduce però in un miglioramento della bilancia commerciale. Indicazioni, ipotesi, quindi quali potrebbero essere? Attrarre innanzitutto investimenti a maggiore valore aggiunto. In genere, nei paesi nordafricani, le produzioni attivate dai paesi occidentali sono produzioni, diciamo, a grossa intensità di manodopera, che sfruttano naturalmente il costo del lavoro molto basso, cioè in questi paesi, e quindi in generale sono diciamo, produzioni sostanzialmente povere in termini di valore aggiunto. Attivare produzioni a maggiore valore aggiunto e quindi a maggior contenuto tecnologico naturalmente sarebbe molto importante per questi paesi, ma per fare ciò naturalmente dovrebbero lavorare sulla formazione e sull'istruzione, che è una nota corrente di questi paesi, dove effettivamente siamo ancora lontani dagli standard occidentali quanto alla formazione e istruzione. Diversificazione economica rispetto al petrolio: per alcuni paesi, ci sono paesi, soprattutto nel Sud Med, dove gran parte della rendita, diciamo, gran parte delle spese interne del paese deriva dalla rendita petrolifera. Sappiamo che non è una cosa sana, innanzitutto perché il petrolio prima o poi può finire, ma soprattutto, e questa è una novità di questi anni, il petrolio non è più strategico a livello internazionale. I prezzi sono scesi di molto rispetto a 4-5 anni fa, e ci sono diversi paesi per i quali il prezzo del petrolio attuale di mercato non è sufficiente per garantire le spese minime interne. Questo vuol dire che questi paesi in particolare hanno bisogno di diversificare la loro economia. Quindi questo è un passaggio importante per crescere ancora di più. Procedere spediti verso un processo di diversificazione produttiva interna. Processo di crescita economica che dovrà essere indirizzata in termini di consumi soprattutto verso produzioni locali, appunto per salvaguardare quell'equilibrio dei conti con l'estero che è fondamentale per i paesi in via di sviluppo. Quindi crescita economica interna, aumento dei consumi, ma è opportuno che questi consumi siano indirizzati a produzioni locali per evitare un incremento, diciamo, fuori controllo delle importazioni, che è poi quello che è avvenuto in Turchia negli ultimi anni. Io ho finito, se avete delle domande.